A pochi giorni dalla decima edizione di Orobie Vertical in programma questa domenica 29 agosto, sale l'adrenalina per poter gareggiare sul nuovo percorso tra i giganti delle Orobie a Valbondione in Alta Valseriana. Decisamente inedito il tracciato, che presenta uno sviluppo di 7,4 km con un dislivello positivo di 1116 metri. L'appuntamento, valido come memorial a Danilo Fiorina, è previsto per questa domenica. La Fly Up Sport di Mario Poletti è già da tempo al lavoro per sistemare il tracciato in maniera ottimale, completamente diverso nel suo sviluppo rispetto al passato, tutto da scoprire, manterrà tuttavia le località di partenza e di arrivo. Lo start in linea verrà infatti dal Palazzetto dello Sport in centro a Valbondione, poi si scenderà lungo via San Lorenzo, si attraverserà il ponte sul fiume Serio e ci si ritroverà esattamente ai piedi di Pizzo Coca e Redorta. Nei pressi della rimessa degli autobus al fianco della strada provinciale all'inizio del paese, gli atleti imboccheranno dunque il sentiero che sale nel bosco verso la Baita Salvasecca. Lasciata la radura, si salirà nuovamente fino ad incontrare una strada forestale da seguire per un paio di tornanti. Superata la bella Valle della Foga, che scende dalle pendici del Pizzo Redorta, che dà vita ad una cascata affascinante e ricca di acqua, si proseguirà fino ad incrociare la condotta forzata, che scende dritta fino alla centrale dei Dossi. Abbandonata la sterrata e imboccato un ripido sentiero, i concorrenti costeggeranno per un tratto il tubo della condotta. Usciti dal bosco nei pressi della località Sclapa, la traccia incrocerà il sentiero basso delle Orobie, il CAI numero 330, uno dei più selvaggi ed aerei di tutte le prealpi. Una volta immessi, i temerari protagonisti dell'Orobie Vertical supereranno il tratto scavato nella parete attrezzato con la catena e proseguiranno in mezza costa fino a trovarsi sotto al rifugio Cocca, sede d'arrivo di Orobie Vertical. Lo spettacolo è imminente, ma le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 20 euro e si possono effettuare sul portale picosport.net. La quota comprende pacco gara, pettorale e pasta party.